Quest'anno abbiamo fatto un'ottima stagione fin dall'inizio, sono tornati gli italiani e tornati gli stranieri. Devo dire, la montagna ha attratto veramente tante, tante persone. È ancora presto per i bilanci certificati di fine stagione perché ci sono ancora Pasqua e Pasquetta, ma i numeri osservati dagli impiantisti fino a fine marzo parlano di un inverno da leccarsi i baffi, nonostante l'aumento dei costi che già lo scorso ottobre e poi a novembre aveva fatto tremare le vene e i polsi. I livelli raggiunti sono assimilabili alla stagione 2019-2020, una delle migliori di sempre, pur interrotta bruscamente dal lockdown, conferma la presidente di ANEF Valeria Ghezzi. La montagna ha avuto successo grazie a un'offerta turistica eterogenea per sciatori e non, anche in assenza di neve. Uno degli anni meno nevosi in assoluto, tuttavia noi siamo stati in grado di garantire un ottimo prodotto, per prodotto intendo naturalmente le piste da sci, e devo dire che l'afflusso delle persone, degli sciatori, sia italiano che stranieri, ci ha veramente premiato. È una montagna che sorride, che guarda con attenzione all'imminente sfida olimpica. Gli impiantisti sono pronti a far la loro parte e bisogna investire, afferma Ghezzi. Le Olimpiadi sono un modo meraviglioso per far conoscere l'Italia e le Dolomiti a tutto il mondo e io credo che vada valorizzato nel modo migliore possibile, sia sotto il profilo delle infrastrutture che sotto il profilo dei servizi.